Fausto, intanto come valuti quest'Arezzo? Ma è chiaro che è un'Arezzo ancora da vedere bene. C'è stata questa prima partita con la Turris, vinta, è stato superato il turno di Coppa Italia, vincere fa sempre bene. È chiaro che ci sono molte cose da migliorare, la squadra stessa va rinforzata, ma la società penso che per prima lo sa. E adesso c'è questa partita di Crotone che è ovviamente molto impegnativa, ma sulla carta, non avendo niente da perdere, l'Arezzo la può affrontare anche con tranquillità. E in questo periodo, nel mese di agosto, a volte il calcio è imprevedibile, una squadra magari anche inferiore può fare il colpo con una più forte, Certo, più magari che in altri periodi dell'anno. sicuramente. Probabilmente le difficoltà maggiori vengono proprio dalla distanza che dall'avversario. Ah beh, affrontando il viaggio, come dire, in due tappe, in pullman e in un aereo, sarà anche impegnativo sotto quel punto di vista lì. Abbiamo visto in conferenza stampa che Di Donato cambierà qualcosa, probabilmente anche molto. Comincerà dal modulo. Sì, lui parla un 4-2-4, che poi è praticamente un 4-4-2 Certo. in altre fasi della partita. Evidentemente conosce le caratteristiche del Crotone e ritiene, come dire, più utile e più opportuno utilizzare questo modulo. Lascerà sull'esterno Belloni, insomma, Ma grande fiducia. Belloni mi è sembrato quello più in forma. Al di là del gol, che ha risolto il match con la Turris, ma Belloni mi è sembrato anche, rispetto all'anno scorso, fisicamente star molto meglio. Ok, grazie.